Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Dopo una lunga assenza, oggi eccomi qui a presentarvi i miei filati. Degradé della Tropical Lane, è un filato veramente molto bello. Questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 550 metri. La composizione di questo filato è 25% lana, 68% acrilico e 7% poliestere. Infatti ha un leggero filo lurex. 100 grammi, 550 metri, va lavorato con i ferri del 3-3,5 oppure con l'uncinetto del numero 3 e va benissimo anche per la macchina della maglieria, per chi la possiede. Io ho scelto questi due colori che a me piacciono tantissimo e con questo filato, con questo colore voglio fare un progetto con i ferri lineari. E con questo invece voglio fare un progetto all'uncinetto, che oggi inizierò proprio questo. Ho provato questo filato a lavorarlo con i ferri e devo dire che è veramente molto bello. Vi faccio vedere un attimo, ho iniziato un mio progetto. Vi faccio vedere. Ecco. Questo è il lavoro che sto facendo con questo filato, è veramente molto bello. Queste sfumature a me piacciono tantissimo. E oggi invece inizio un lavoro con questo filo, con questo colore che a me piace molto. È un colore rosa, c'è il panna, insomma ci sono dei colori molto delicati e vediamo cosa viene fuori. Ok, prendo l'uncinetto e iniziamo. Allora, inizio la mia lavorazione. Allora, come vi ho già detto, questo filato va lavorato con l'uncinetto del 3-3,5. Io comunque, dato che ho una mano abbastanza stretta, lavorerò con l'uncinetto del 4,5. Ok? Allora, inizio le mie catenelle, lavoro. Faccio 100 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e arrivo a 100 catenelle. Eccomi, allora ho avviato le mie 100 catenelle, allora lavoriamo su un multiplo di 3 catenelle. 100 catenelle non è un multiplo di 3, comunque io faccio 99 catenelle più una, ok? Bene, adesso chiudo le mie catenelle, le chiudo a cerchio, quindi le giro così tutte dritte. E chiudo con una maglia bassissima. Ok, adesso inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta e faccio un giro tutto a maglia alta, quindi in ogni catenella vado a lavorare una maglia alta. Così. Facendo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi non ci troviamo con il lavoro. E vado avanti così per tutto il giro. Quindi una maglia alta in ogni catenella sottostante. Ecco. Ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, ho finito le mie maglie alte, le mie 100 maglie alte, adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, più una di separazione, filo sull'uncinetto. Adesso salto 1, 2, nella terza maglia lavoro 5 maglie alte. 1,
2, 3, 4, 5. Una catenella di separazione. Salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Catenella di separazione. Salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte. Vado avanti così per tutto il giro. 2, 3, 4, 5. Catenella di separazione. Salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte. Ok? Bene. Vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Allora, per essere giusti con il lavoro dobbiamo ottenere 33 ventaglietti, ok? Adesso inizio con 3 catenelle, per iniziare come sempre con la prima maglia alta più una catenella. Adesso lavoriamo delle maglie alte a rilievo. Quindi vado nel primo ventaglietto e nella prima maglia alta passo l'uncinetto sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta in rilievo. Vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta in rilievo. Una catenella. Salto alla maglia centrale, quindi la terza maglia, e vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia alta in rilievo. Maglia seguente, quindi vado sulla quinta maglia e lavoro una maglia alta in rilievo. Una catenella. Vado nel secondo ventaglietto e faccio la stessa cosa, quindi nella prima maglia alta lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta in rilievo, una catenella, salto la terza maglia, quindi la maglia centrale, e vado sulla quarta maglia. Lavoro una maglia alta in rilievo davanti e sull'ultima maglia, quindi sulla quinta maglia. Una catenella e continuo così tutti i miei ventaglietti. Quindi vado nel terzo ventaglietto, vado sulla prima maglia e lavoro una maglia alta in rilievo, 1, vado sulla seconda maglia e lavoro ancora una maglia alta in rilievo, una catenella, salto la maglia centrale, vado sulla quarta maglia del ventaglietto e lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente, sull'ultima maglia, maglia alta in rilievo, una catenella e così via. Allora, questo è il rovescio del lavoro, quindi girando il lavoro questo è il dritto, ok? E si formano questi ventaglietti in rilievo. È una lavorazione molto semplice e ripetitiva, quindi adesso vado avanti con il mio giro, poi ritorno, vi faccio vedere come dobbiamo ricominciare il lavoro, ok? Bene, ci ritroviamo alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Questo è sempre il nostro inizio, ok? Faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta più una catenella. Qui dove abbiamo lavorato 2 maglie alte in rilievo, una catenella e 2 maglie alte, proprio qui al centro dove abbiamo fatto la catenella lavoriamo una maglia bassa. Una catenella. Al centro, qui dove abbiamo i 2 ventaglietti, lavoriamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie alte in rilievo dove abbiamo fatto la catenella.
una catenella, vado nell'archetto seguente e lavoro 5 maglie alte. Questo è il lavoro che dobbiamo ripetere. Quattro, cinque, catenella, maglia bassa, catenella, 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, catenella, maglia bassa. Questo è il dritto del lavoro. Quindi vado avanti fino alla fine del giro. Se il lavoro risulta un po' così, un po', come dire, ondulato, non fate caso, perché poi man mano che andiamo avanti il lavoro si sistema, ok? Bene, ci ritroviamo alla fine del giro. Bene, ho finito quasi il mio giro, quindi devo fare l'ultimo ventaglietto. E lo faccio proprio qui dove abbiamo l'inizio, le 3 catenelle, in questo spazietto. Lavoro 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, una catenella e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia più una catenella. Adesso vado nella maglia bassa e lavoro una maglia bassa, quindi una maglia bassa nella maglia bassa, ok, una catenella, e qui lavoro le mie maglie in rilievo. Vado nel primo ventaglietto, vado sulla prima e lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta in rilievo, una catenella, salto alla maglia centrale e lavoro la maglia seguente in rilievo e l'ultima, quindi la quinta maglia, una catenella, maglia bassa nella maglia bassa, così, catenella, vado nel prossimo ventaglietto, quindi vado sulla prima maglia e faccio una maglia alta in rilievo, maglia seguente, maglia alta, una catenella, salto la maglia centrale e lavoro le ultime due maglie del ventaglietto, quindi 1, 2, catenella, maglia bassa nella maglia bassa. Giro il lavoro, vi faccio vedere qua la parte dritta del lavoro e vado avanti così per tutto il giro. Quindi maglia alta in rilievo, vado nella maglia seguente, catenella, salto alla maglia centrale e lavoro le due maglie alte in rilievo, 1, 2, catenella, maglia bassa nella maglia bassa, catenella, e così via per tutto il giro. Ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie maglie alte in rilievo, una catenella, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Qui non facciamo la maglia bassa, ok, perché abbiamo la maglia alta. Adesso inizio con 3 catenelle, come sempre, per iniziare con la prima maglia alta più una catenella. Bene, adesso vado qui nell'archetto di una catenella dove abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo e lavoro una maglia bassa, una catenella. Qui nella maglia bassa lavoro 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, una catenella,
una maglia bassa nell'archetto di una catenella dove abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo. Quindi qui una catenella, 5 maglie alte nella maglia bassa. Tre, quattro, cinque, una catenella, maglia bassa nell'archetto di una catenella, una catenella e così via. Quindi questo è il lavoro che dobbiamo ripetere sempre. Vi faccio vedere il dritto del lavoro. Qui abbiamo queste maglie così in rilievo e fa queste ondine. Dobbiamo ripetere questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Ripeto, il lavoro risulta così un po' ondulato, però poi man mano che si lavora il lavoro poi si sistema, ok? Quindi non vi preoccupate se lo vedete un pochino ondulato. Allora, lo schema era di 5 catenelle il multiplo, io invece l'ho cambiato e ho fatto di 3 catenelle, quindi ho cambiato il multiplo e risulta proprio così, diciamo un po' ondulato il lavoro, però vi assicuro che man mano che si va avanti poi il lavoro si sistema. Bene, continuiamo con questa lavorazione, ripeto, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Ok, dobbiamo ripetere sempre questi due giri. Io vado avanti, poi ci ritroviamo e chiudiamo gli scalfi per le maniche. Rieccomi. Allora, io ho lavorato il mio sprone, sono arrivata a 19 centimetri. Voi comunque, man mano che lavorate, provate il vostro lavoro e quando arrivate all'altezza degli scalfi vi fermate, mettete dei marcapunti. Allora, per le mie maniche io ho lasciato 8 motivi, quindi sono 8 ventaglietti per ogni manica. Dato che i motivi in tutto sono 33, quindi ho fatto 8 motivi per ogni manica e poi ho fatto 9 motivi, 9 ventaglietti per il davanti e 8 per il dietro, ok? Quindi quando abbiamo un motivo in più lo mettiamo sempre sul davanti. Ora iniziamo a chiudere, chiudiamo qui gli scalfi. Allora inizio subito. Allora chiudiamo subito gli scalfi. Qui mi trovo le due maglie basse, vediamo se riesco ad avvicinare un po', così si riesce a vedere meglio. Ecco, qui abbiamo le due maglie basse. Allora entro proprio qui nella maglia bassa, prendo il filo e inizio con 3 catenelle per alzarmi con una maglia alta, rientro nella maglia bassa e lavoro ancora 4 maglie alte, quindi iniziamo a fare ventaglietti. 3, 4, 5, una catenella. Adesso qui devo lavorare una maglia bassa, quindi entro nell'archetto e prendo anche l'altra metà qui dove ho messo il marcapunti, entro nei due archetti e lavoro una maglia bassa, così ho chiuso la parte della manica, eccola, ok, una catenella, vado nella maglia bassa qui dove abbiamo le due maglie basse, lavoro 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa, cioè una catenella e una maglia bassa nell'archetto dove abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo. Catenella, 5 maglie alte nella maglia dove mi trovo la maglia bassa. 2, 3,
4, 5, una catenella, una maglia bassa nell'archetto dove abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo e così via, fino ad arrivare al prossimo marcapunti e poi chiudiamo anche questa parte, ok? Eccomi, sono arrivata al mio prossimo marcapunti, quindi devo chiudere adesso l'altra manica, ok? Quindi vado qui dove abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo, entro nell'archetto di una catenella e poi prendo anche l'altra metà. Quindi entro nell'archetto, prendo il filo e lavoro una maglia bassa, una catenella e continuo poi la mia lavorazione. Vi ricordo che stiamo lavorando sempre sul rovescio del lavoro, ok? Quindi questo è il rovescio e questo è il dritto del lavoro. Continuo la mia lavorazione fino ad arrivare alla fine del giro. Allora 4, 5, catenella, maglia bassa, catenella, 5 maglie alte nella maglia bassa, 2, 3, 4, 5, catenella, maglia bassa. Ok, arrivo alla fine del giro. Finito il mio giro, quindi ho fatto la mia maglia bassa nell'archetto di una catenella, poi ho fatto una catenella e adesso chiudo qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Non iniziamo più il lavoro con una maglia alta come abbiamo fatto all'inizio per fare gli aumenti, quindi adesso gli aumenti non si fanno più. Allora, devo lavorare le mie maglie alte in rilievo. Vado sotto la prima maglia alta in questa maniera. Prendo il filo e faccio una maglia bassa. Inizio con 2 catenelle. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in rilievo, catenella, salto la maglia centrale, vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia alta in rilievo. E poi ancora sulla quinta maglia e lavoro ancora una maglia alta in rilievo, catenella, una maglia bassa qui dove abbiamo chiuso le due parti, quindi nella maglia bassa lavoro una maglia bassa, catenella, maglia alta nella maglia alta, maglia alta in rilievo. Vado nella maglia seguente, lavoro ancora una maglia alta in rilievo, una catenella, salto la maglia centrale, vado sulla quarta, lavoro ancora una maglia alta in rilievo e sulla quinta. Il lavoro è uguale, quindi adesso dobbiamo proseguire, dobbiamo lavorare in tondo, cioè abbiamo chiuso le maniche e adesso dobbiamo lavorare sempre a giro fino alla lunghezza che desiderate. Se volete potete fare anche un vestito, a chi piace. Io farò un maglione, un maglioncino, catenella, scusate, qui ho sbagliato, ho fatto una maglia bassa, una catenella e adesso le maglie alte in rilievo. Quindi stavo parlando, mi sono distratto un attimo. Una catenella, salto la terza, la maglia centrale, vado sulla quarta e lavoro una maglia alta e sulla quinta maglia alta in rilievo, catenella, maglia bassa nella maglia bassa, ok? Giro il mio lavoro sul dritto. Ecco. Ecco. Qui poi facciamo un bel collo, ok? Qui poi facciamo un'altra lavorazione perché qui non mi piace, è un po' troppo scollato, quindi poi farò un collo, magari farò un collo alto, non lo so, ancora devo decidere. Comunque questa è la lavorazione. Per
per quanto riguarda le maniche, poi dobbiamo riprendere la lavorazione. Quindi qui abbiamo lavorato, le maniche. Dobbiamo riprendere la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua. Quindi qui abbiamo lavorato le maglie alte in rilievo. Inizio magari da qui, dove c'è la maglia bassa, quindi lavoro le mie 5 maglie alte e poi nell'archetto dove abbiamo le maglie alte in rilievo, nell'archetto di una catenella lavoro una maglia bassa. Insomma, dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua, ok? Comunque, dopo iniziamo insieme la manica. Bene, questa è la lavorazione. Adesso vado avanti e poi ci ritroviamo e iniziamo a fare la manica. Rieccomi. Allora, sono andata avanti con la mia lavorazione. Ancora continuerò qualche giro. Non ho ancora deciso se farò un bordo elastico oppure lascerò così la mia maglia. Ancora non ho deciso. Comunque adesso vi faccio vedere come fare le maniche. Come dicevo prima, per riprendere le maniche è molto semplice, perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Io ho già fatto una manica e io ho voluto una manica abbastanza stretta. A me non piacciono le maniche larghe, quindi ho voluto una manica stretta. Se vi ricordate, quando ho chiuso lo sprone per lasciare lo spazio per le braccia, ho lasciato 8 motivi, ok? Però 8 motivi risultavano un po' troppo larghi, e allora cosa ho fatto? Invece di 8 motivi ho fatto 6 motivi, così la manica risulta abbastanza stretta. Ripeto, a me piacciono le maniche strette, non mi piacciono le maniche larghe, quindi ho voluto una manica abbastanza stretta. Il maglioncino non lo farò lungo, penso che arriverò diciamo alla cintura dei pantaloni, quindi non voglio un maglioncino lungo. Voi, se volete, potete continuare fino a, diciamo, alla lunghezza che desiderate. Potete fare anche un vestito, potete, o una maxi maglia, decidete voi cosa volete fare. Per quanto riguarda le maniche, allora, come dicevo prima, non ho chiuso 8 motivi, ma bensì ne ho chiusi 6. Allora, prendo l'uncinetto del 4,5. Ecco, allora. Allora, sistemo il filo e torno. Allora, eccomi. Quindi, per chiudere i miei 6 motivi, vado nella maglia bassa, qui è dove ho chiuso con la mia maglia bassa, quindi poi mi trovo il mio ventaglietto e qui ho la mia maglia bassa, ok? Quindi entro qui nella maglia bassa e anche dall'altra parte mi trovo la maglia bassa, quindi entro nelle due maglie. Vediamo se riesco ad avvicinare per farvi capire. Ok, e lascio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventaglietti, quindi entro qui nella maglia bassa sia da questa parte che dall'altra parte. Poi ripeto, se voi volete una manica abbastanza larga, non fate come sto facendo io in questo momento, ma iniziate proprio da qui, dalla prima maglia, oppure da qui nell'archetto di una catenella fate una maglia bassa, una catenella, e qui lavorate le 5 maglie alte nella maglia bassa. Però ripeto, io, dato che voglio una manica abbastanza stretta, quindi chiudo solo, lascio 6 ventaglietti. Allora, facciamo così prima che faccio il nodo.
Vi ricordo che stiamo lavorando sempre sul rovescio del lavoro. Allora, inizio con 3 catenelle e inizio a lavorare le mie 5 maglie alte nella maglia bassa, lavorando le due maglie, sia da questa parte che dall'altra, ok? E lavoro 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, una catenella, una maglia bassa nell'archetto proprio qui dove abbiamo il ventaglietto, una maglia bassa, una catenella, 5 maglie alte nella maglia bassa, 2, 3, 4, 5, catenella, maglia bassa. Ok, faccio il giro. Eccomi, allora ho finito il mio giro, adesso vado a chiudere qui dove ho iniziato le mie 5 maglie alte. Vado nella prima maglia in questa maniera, dato che dobbiamo lavorare delle maglie alte in rilievo, entro con l'uncinetto dietro alla maglia in questa maniera e chiudo con una maglia bassissima. Inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in rilievo, una catenella, salto la maglia centrale, vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia alta in rilievo e sulla quinta maglia una catenella di separazione, una maglia bassa nella maglia bassa. Ecco, questa è la lavorazione della manica, facilissima. È andata avanti fino alla, diciamo, alla misura del vostro braccio, ok? Quindi man mano che lavorate, provate il lavoro, quando arrivate alla lunghezza del braccio poi vi fermate, ok? E qui poi facciamo un collo, facciamo una lavorazione elastica, quindi facciamo una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro, riprendendo tutte le maglie. Io ancora non ho deciso se farò qualche centimetro oppure non ho deciso se farò anche un collo alto ad anello, ancora devo vedere. Comunque io adesso vado avanti con l'altra manica e poi ci ritroviamo a fare il collo. Bene, rieccomi, ho finito di lavorare le mie due maniche, ok? Sono sempre sul rovescio del lavoro. Adesso devo lavorare il collo e faccio un punto elastico. Per le maniche io lascio le maniche in questa maniera, quindi non farò i polsini, lavorerò il punto elastico solo qui per fare il collo, però giro il mio lavoro sul dritto. Allora, ecco, questo punto è veramente molto carino perché questi ventaglietti in rilievo sono veramente molto carini. È una lavorazione semplice, però con questo effetto a me piace molto. Allora, il punto elastico, inizio da una falla. Ho iniziato il lavoro con le maglie alte, ok? Quindi in ogni maglia alta lavoro una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro. La mia maglia l'ho lavorata con l'uncinetto del 4,5. Per fare il collo lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Allora, vediamo se riesco ad avvicinare un attimo. Ok. Entro proprio in una maglia qualsiasi, così prendo il filo, faccio un nodino, il filo lo porto dietro, ok, e inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3,
per iniziare con la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta dietro, quindi inserisco l'uncinetto dietro alla maglia, passo sulla maglia alta, rientro dietro e lavoro una maglia alta. Maglia alta in rilievo davanti. Maglia seguente, maglia alta in rilievo dietro. Maglia seguente, maglia alta in rilievo davanti. E lavoro così tutte le maglie. In questa maniera. Quindi ho fatto la maglia alta e rilievo dietro, adesso una maglia alta e rilievo davanti. Maglia alta dietro, maglia alta sul davanti del lavoro, maglia alta dietro e una maglia alta sul davanti, così, e vado avanti fino alla fine del giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro, ho lavorato la mia maglia alta, il rilievo dietro, adesso vado a chiudere proprio qui nella terza catenella con una maglia bassissima. La lavorazione adesso è molto semplice perché dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi qui ho chiuso nella maglia alta il rilievo davanti, inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Nella maglia seguente mi trovo la maglia alta in rilievo dietro, quindi lavoro la maglia alta in rilievo dietro. Maglia seguente, la maglia alta in rilievo davanti. Maglia seguente, maglia alta dietro. La maglia seguente, maglia alta, rilievo davanti. E così via. Continuo i miei giri e mi fermo poi quando diciamo arrivo ad un'altezza che mi va bene, che mi piace. Quindi io man mano che vado avanti, che lavoro, poi deciderò se farò un collo ad anello con il risvolto oppure mi fermo a, non so, a un po' di centimetri, 5-6 centimetri, ok? Quindi vado avanti e poi vi faccio vedere il collo, poi come ho deciso di fare. Voi andate avanti, quindi dovete lavorare le maglie come si presentano ad ogni giro, va bene? A dopo. Rieccomi. Allora, poi alla fine ho deciso di fare il collo abbastanza corto. Avevo provato a fare il collo lungo ad anello, sinceramente a me non piace perché non lo sopporto, quindi ho scucito e ho fatto un collo abbastanza corto, un 4 cm. Per quanto riguarda le maniche, non ho fatto polsini. A me piacciono già la manica stretta, quindi ho preferito non fare dei polsini. Qui farò un giro a maglia bassa, ok? Farò dei pippiolini, non so, ancora devo decidere. Comunque la maglia è finita. Per quanto riguarda anche il bordo della maglia, non ho fatto l'elastico perché è abbastanza stretta, però farò un punto a maglia bassa, ok? Bene, il maglioncino è pronto, dovete solo nascondere tutti i fili e poi lo potete indossare. Io spero che è stata cosa gradita, diciamo, questo maglioncino me l'avete chiesto perché l'ho fatto l'anno scorso e non avevo fatto un tutorial, quindi ho ricevuto dei messaggi privati dove mi chiedevano di fare il maglioncino che avevo fatto l'anno scorso, che avevo pubblicato sul mio canale solo le foto. Vi ricordo che il maglioncino si chiama Emozioni. Quindi vi ricordo anche il mio filato si chiama Degradé ed è della Tropical Lane. Questo è un filato, è un gomitolo da 100 grammi, 550 metri, quindi rende veramente tanto.
Certo, il punto, diciamo, prende un pochino di filato, però voglio dire, ne vale la pena. Allora, vi ricordo la composizione è 25% lana, 68% acrilico e 7% poliestere. Si lavora con i ferri o con l'uncinetto del 3-3,5. Io ho lavorato il mio maglioncino interamente con l'uncinetto del 4,5. Io ho una mano abbastanza stretta e quindi ho preferito lavorare con l'uncinetto molto più grande in modo da ottenere una lavorazione abbastanza morbida. Se volete il mio stesso filato, nel box informazioni vi lascio dove potete trovare questo filato. Il filato lo trovate da Lacaria Ricami. Trovate il mio stesso colore oppure a scelta vostra ci sono altri colori. Vi faccio vedere un'altra tonalità che io ho scelto e questa è veramente molto bella. A me piacciono molto questi colori, diciamo, non troppo accesi, ecco. Ha delle belle sfumature, come potete vedere, non ci sono tantissimi colori. A me piacciono questi colori così degradé. Bene, io spero che il maglioncino sia stato di vostro gradimento e spero di tornare presto con un nuovo tutorial. Questa volta lavorerò questo filato e lavorerò questa tonalità che a me piace moltissimo. Bene, un saluto a tutti. scusatemi. Buon anno a tutti. Al prossimo tutorial. Un bacione a tutti. Ciao.